Noi stiamo già dando la nostra privacy in cambio di servizi pubblicitari perché non paghiamo appunto i servizi. Esatto. E quindi questo già diamo molto di più dei nostri dati di quel che sappiamo. Io penso che se il cittadino informato a cui viene chiesto di dare i suoi dati per tutelare la sua salute e la sua comunità, presumibilmente non avrebbe. Forse non avrebbe nessuna difficoltà a concederlo. Posso E poi si chiederle? possono anche, e poi si possono anche fare d'imperio, voglio dire, queste decisioni. Quello che c'è in ballo, come Sì. dicevate, insomma, avete detto nel corso della trasmissione, questa è una situazione di frontiera, di guerra. Non dobbiamo continuare a discutere sul fatto che viene violata la mia privacy, ma viene reso un servizio al cittadino. Io sarei felice di ricevere sul mio telefonino un SMS che mi dice vai a fare la spesa quest'ora, prendi il treno a quest'altra perché è meno affollato, oppure monitora la mia situazione di rischio e mi dice 2 giorni fa tu hai preso la carrozza 6 per tornare da Milano a Bologna. Bene. Quello stesso giorno su quella carrozza hanno viaggiato 2 persone che sono state ricoverate e io mi regolo invece di non sapere nulla e presumibilmente contagiare le persone che ho intorno a me. Perché è inutile dire tu stai comunque devi stare a casa, ma io sto a casa in un contesto. Io lavoro, cerco di adottare tutte le precauzioni, ovviamente, però se sono un portatore sano, se so di essere stato in contatto con qualcuno di contagiato, mi do una regolata diversa. Se non lo so, evidentemente no. Allora, posso Quindi, dire una cosa su ma questo? al di là di questo, questo è io quello che non voglio dare lezioni a nessuno, ci mancherebbe. Mi limito a rappresentare quello che è successo nella Corea del Sud e come sta andando a finire. Quindi, siccome dire, è un paese, non è neanche la Cina, no? È una repubblica democratica in fin dei conti. Questo modello sarà utile e indispensabile cercare in qualche modo di riprodurlo se vogliamo ritornare a intanto contenere l'ondata di ritorno, no? Perché non riprenderemo così facilmente e spero che quando riprenderanno le attività ci sia un maggior senso di responsabilità, ma andrà tutto contingentato, andrà tutto comunque sorvegliato in modo da impedire il ritorno della pandemia e non lasciare sul terreno qualche milione di disoccupati. Cioè, Cioè, io dobbiamo penso che tenere conto di una bisognerà cosa, pensare a no? questo.